Buongiorno a tutti, oggi sto iniziando a girare con il mio cellulare, quindi... No, no, sono i bambini che stanno guardando il DVD di Frozen, è un incubo che non finisce più sul letto. Oggi ho optato per il DVD perché la connessione è tutta dedicata al tentativo di caricamento della videoricetta che voi sicuramente avrete visto prima di questo video. Il vlog che ho girato ieri è uscito solo stanotte, cioè stamattina, prima dell'alba. Ieri non ce l'ha fatta perché appunto ho una connessione vergognosa. Oggi è la festa del papà. Ho cercato nelle scorse settimane qualche idea, qualche regalino, però alla fine ho detto no, preferisco non sprecare soldi in fesserie che sinceramente e il libro già gliel'abbiamo regalato, la tazza gliel'abbiamo regalata, anzi di libri ne ha più di uno. Non lo so, non mi è venuta nessuna idea particolare, quindi ho optato per il disegno fatto dai bambini e gli stiamo preparando anche la mousse al cioccolato. Quindi ho preso questa che non vi ho fatto vedere nell'ultimo vlog di spesa dell'Esselunga, ma l'ho presa perché c'era un'offerta sui prodotti della Lindt. Che avrebbero abbassato le spese di spedizione, quindi ne ho approfittato anche un pochino per Pasqua. E tra l'altro, il problema è evitare, ovviamente, che lo vedano i nani, perché ci sarebbero spoiler pasquali e a Pasqua passa il coniglietto. Quindi, volevo fare un video sull'organizzazione della caccia alle uova e come ci organizziamo noi quest'anno in maniera molto, molto semplice, molto scopiazzona, insomma. L'anno scorso abbiamo fatto tutto noi, quest'anno ci manteniamo più sul semplice, sul veloce, quindi volevo fare, se riesco, insomma, farò un video a riguardo. Quindi niente, adesso sono qui, ho appena montato il composto. Adesso lo verso in questi vasettini qui di Ikea e lo metto in frigo e in un paio d'ore dovrebbe essere pronta. Tanto insomma, penso che gliela daremo stasera, a meno che faccia in tempo a mangiarsene una quando viene in pausa pranzo, ma non, probabilmente no. Sarà dura non mangiarla, anche perché ha un profumo che appena ho aperto la busta, avete presente quell'odore proprio di zucchero e cioccolato quando aprite anche, non so, il Nesquik? Mamma mia, Ocho Bar, ecco così. Va bene, io mi metto a sistemare questa roba qua. E poi giuro, giuro, ieri l'ho detto, oggi lo faccio. Ho detto che non ve l'avrei mostrato per pudore, ma questa è la situazione del mio reparto scolapiatti. Che è una situazione veramente brutta. Sono messa particolarmente male. Quindi stamattina giuro che adesso attacco l'asciugatrice perché la lavatrice ha finito e questo sarà. Devo farcela assolutamente prima di iniziare a preparare pranzi e pranzetti, sperando che il DVD mi dia il tempo di farlo. Si stanno tra l'altro accorciando i tempi sulla realizzazione del progetto inizio, progetto cameretta nuova. Perché probabilmente inizieremo sabato con. Fondamentalmente il primo step sarà smontare e spostare i nostri due guardaroba grandi, che è la parte più difficile, più di smontare i letti, il divano letto, quello è la parte per cui è richiesto aiuto e quindi sarà la parte più difficile. Avrei anche dei mobili da comprare da IKEA. Ovviamente ho evitato i mesi scorsi perché volevamo aspettare ovviamente la conferma, insomma, di dover rimanere in questa casa e in questa città ancora per un po'. Però poi ho detto vabbè, no, aspettiamo ancora, una volta che inizio a fare tutto, poi vado da IKEA, prendo quello che mi serve e invece niente, quindi gli acquisti li sposteremo dopo Pasqua. Va bene, mi faccio qui le coppette, metto in frigo e ci vediamo dopo. Volevo dirvi anche che in frigo ho messo gli impasti 1, 2, 3, 4, 5, 5 palline. Ieri ho fatto la pizza, allora vi lascio come al solito, vi lascio il link
del mio video della mia ricetta per fare la pizza in casa. A me piace. Lo dico sempre, la pizza sottile, tonda innanzitutto, non amo tanto la pizza in teglia, mi piace la pizza sottile e tonda, quindi la porzione singola. Ho usato la stessa ricetta, la mia solita ricetta, soltanto che ho utilizzato la farina con una forza 350, questa è la farina garofalo, che tiene fino a 48 ore di lievitazione e quindi ho fatto così. Per mangiarla sabato l'ho fatta ieri sera, che era giovedì, quindi giovedì sera, medesimo procedimento, quello che vedete nel video. Ovviamente la modalità è stata perfezionata, la manualità si è perfezionata dal giorno di quel video e soprattutto anche la riuscita delle pizze sono sicuramente più belle rispetto a quella, però comunque il concetto. La preparazione è la stessa, soltanto che anziché farla lievitare dopo aver fatto le palline, anziché farle lievitare in forno per 8 ore, quindi fuori frigo per 8 ore, si fanno 48 ore, no, meno di 48 ore in frigo. Quindi io le ho fatte giovedì sera dopo cena e le toglierò sabato pomeriggio per farle poi sabato sera, in modo che in frigo la lievitazione si stoppa, cioè si stoppa, si rallenta. Quando usciranno dal frigo sabato pomeriggio le toglierò almeno 5 ore prima di farle, in modo che abbia il tempo di lievitare. Basta, quindi 5 ore prima, tutto qua. Volevo fare una frase più lunga, ma in realtà non avevo altro da dire. Ovviamente, se fate le lievitazioni lunghe, assicuratevi di avere assolutamente una farina adeguata, perché l'altra farina, per esempio, quella che usavo prima, che era questa qua, quella dell'Eurospin, purtroppo non tutte le farine hanno l'indicazione della forza. Questa ce l'ha, quella dell'Eurospin, che è la farina 0, ha una forza di 230, vedete, W230, e dice anche la leggenda del come utilizzarle, no? Quindi le farine deboli che sono, non ce l'ho più quella di Eurospin, quella che ha una torta, no? Quella per i dolci, che ha una forza di 160, e quella per la pasta frolla, la piccola pasticceria, la normale farina, che poi è 00. Mentre questi qui, aspettate, magari non so se riuscirà a leggere, ma magari sì. Da 160 invece a 250 hanno una lievitazione più lunga, 6-8 ore. E infatti io la pizza fuori frigo la faccio lievitare esattamente circa 8 ore, 7-8 ore, dipende poi da quando la fate. Mentre le farine che hanno una forza dai 250 ai 300, questa addirittura è 350, hanno lievitazioni da 24 a 48 ore a seconda di quelle che trovate. Non sto dicendo nulla di nuovo, però ogni tanto questa domanda mi è stata fatta tante volte riguardo alla farina da utilizzare. Ovviamente non si può pensare di fare con una farina normale una lievitazione lunga perché non la regge, oppure una lievitazione lunghissima come quella da frigo di 48 ore. Molto spesso mi è stato chiesto, usando questa farina, ma posso farla la sera prima e metterla in frigo? No, perché altrimenti i lieviti impazziscono, quindi non lievita più. Ovviamente i lieviti impazziscono non è esattamente un termine tecnico, però ci siamo capiti. Ora non mi viene il termine giusto perché io chiedo poi a mio fratello, che è il mio procacciatore di ricette, dosi varie. Quindi così. Settimana prossima, tra l'altro, voglio provare la ricetta del mio amico Massimo, napoletano doc, però quella me la devo proprio studiare perché fanno delle pizze lui e la moglie il fine settimana che sono la fine del mondo. Però devo proprio studiarmela. E se mi dà il permesso, ci farò anche un video. Ciao! Ok, allora finalmente il video sulla la video ricetta ha caricato, quindi ci leviamo sto peso per questa giornata, così possiamo ricominciare a riutilizzare il wifi in casa. Quando io carico il video in casa, nessuno può utilizzare il wifi perché non funziona più niente. Nonostante uno sia in download, una cosa sia in upload, non cambia niente. C'è una luce peccia, non c'è luce qua dentro in realtà. Stavo prendendo delle misurazioni in questa stanza, quindi il video è finito. Adesso lo preparo così lo metto in uscita per domani mattina, sabato. E
Ho sentito mio padre perché a un certo punto mi è venuto in mente che dopo aver pensato ai bambini, al loro papà, mi sono resa conto che, come dire, anch'io ho un papà. E quindi l'ho chiamato, non mi ha risposto, poi gli ho mandato un messaggio, poi mi ha richiamato e l'ho sentito, insomma, gli ho fatto gli auguri e mi ha fatto un po' di... Voglio dire, da quando vivo fuori è così che va, non è che passiamo la festa del papà insieme o facciamo niente di particolare, però quest'anno, comunque da quando sta male, molto male, ogni ricorrenza, insomma, la si vive un po' con un pochino più di malinconia e di pesantezza. Quindi quando ho chiuso la chiamata mi sono sentita, però semplicemente fortunata di averlo potuto sentire. Quindi tanto mi basti, ecco. Boh, mi sono sentita come chi dà spesso per scontato troppe cose, troppe presenze, mentre invece, insomma, siamo in un periodo in cui veramente ci dobbiamo accontentare delle piccolissime cose che però in questo caso sono grandi, fanno la differenza. Non è una presenza fisica, ma comunque è ancora una presenza, quindi va goduta come tale. E basta, quindi auguri a tutti i papà, ai vostri papà, ai papà dei vostri figli, se ne avete, questo quanto. Non so se riuscirò a continuare questo vlog nel caso in cui ci vediamo dopo, altrimenti ci vediamo al prossimo video. Vorrei augurarvi buon fine settimana, ma in realtà non credo perché probabilmente questo video lo vedrete lunedì. Quindi nel caso vi auguro buon inizio settimana. Io domani mattina devo pesarmi. Ovviamente ho messo la pizza strategica il sabato sera. E basta, vediamo come va. Ci aggiorniamo sulla questione bilancia lunedì o martedì. E basta. Buon inizio settimana, buona festa del papà e, boh, e grazie per esserci, perché io comunque continuo a produrre dei video dal contenuto zero, quindi una specie di sacchetto vuoto, però siamo sempre noi, che tra l'altro la banda di 500 sta crescendo, perché ormai bene o male almeno ad 800 ci arriviamo, quindi ormai siamo diventati praticamente la banda degli 800. Quindi grazie banda degli 800 per esserci e ci vediamo al prossimo video. Ciao!